Do la parola per l'intervento conclusivo, vieni, a Simona del Comitato Acqua Pubblica. Grazie a tutti coloro che sono venuti qui in questa piazza e grazie a tutti quelli che sono nelle varie piazze d'Italia che oggi si sono mobilitate contro il disegno di legge sulla concorrenza. Una cosa che in questa campagna contro il DDL concorrenza mi aveva molto colpito è stata una cosa sentita dalla nostra professoressa Agostino su questo scontro, no, adesso la dico male, però questo scontro tra mondi diversi, uno ancorato alla Costituzione che vede nei servizi pubblici locali uno strumento per dare ai cittadini quei diritti all'acqua, alla mobilità, e uno votato al profitto e a fare di queste cose una merce. Ecco, noi ci troviamo in un momento storico in cui non ci possiamo permettere di far prevalere questo secondo mondo, perché siamo in una situazione drammatica per molti aspetti, tra cui quello climatico, e questo è il momento di tenere strette le nostre risorse. Abbiamo davanti un futuro di cui abbiamo già adesso delle avvisaglie molto chiare, abbiamo scienziati che ci dicono che ormai insomma il Po sta morendo, i nostri fiumi stanno morendo a causa del cambiamento climatico. Noi abbiamo bisogno di gestire diversamente le risorse, noi non possiamo più permetterci di avere aziende come la SMAT che perdono il 35-40% dell'acqua che captano alle fonti. E stiamo ancora parlando di un esempio virtuoso, perché poi gli esempi che il PNRR ci porta come esempi di aziende virtuose sono quelli di IREN, di ACEA, di A2A, che hanno dei tassi di spreco idrico molto alti. Questi sono gestori che vengono considerati virtuosi perché fanno fatturato. Ma questa logica è una logica che ci porterà veramente alla fine. Noi abbiamo bisogno di considerare l'acqua, i trasporti come lo strumento per garantire dei diritti, e quindi non può essere il mercato a gestirli, non possono essere le regole del mercato. Noi per questo dobbiamo essere ancora più forti dopo oggi, cioè questa iniziativa che abbiamo fatto non può essere considerata un punto di arrivo. Nelle mobilitazioni di questi mesi già abbiamo ottenuto dei piccoli cambiamenti che forse renderanno meno terribile il DDL concorrenza, sono stati depositati degli emendamenti migliorativi, però questo non può bastare, perché il DDL concorrenza non è emendabile, perché proprio la sua radice, la sua natura, che è fortemente improntata al mercato. Quel disegno di legge non è emendabile e per questo non possiamo fare un passo indietro e dobbiamo chiedere lo stralcio dell'articolo 6 e anche di tutti gli altri articoli che impongono la privatizzazione dei servizi e strappano ai nostri comuni i poteri di governo e di controllo sui servizi pubblici locali. 10 anni fa abbiamo fatto un referendum e una delle frasi, degli slogan che dicevamo era una frase di Gandhi, che prima ci deridono, poi ci ignorano, poi ci combattono e poi vinciamo. E adesso siamo di nuovo nella stessa situazione di 10 anni fa, perché intanto è ritornato Draghi, che allora aveva mandato la famosa lettera della BCE al governo Berlusconi dicendo sì, c'è stato il referendum, però adesso dovete privatizzare comunque. Ecco, è tornato lui e siamo tornati nella stessa situazione dove ci ignorano, ci deridono, ci combattono. Però noi dobbiamo essere pronti a portare avanti questa nostra campagna contro il DDL concorrenza, perché noi non possiamo stavolta, non possiamo permetterci di perdere, abbiamo troppo in gioco. Grazie a tutti.